Così come nella gara con il Torino, il Pescara in 11 contro 9 manca l'appuntamento con la prima vittoria sul campo della stagione, impattando per 1-1 a Luigi Ferraris con il Genoa dopo una gara dalle mille emozioni. Questa volta però il bicchiere è sicuramente mezzo pieno per la squadra biancazzurra, che ha attaccato senza sosta per tutto il secondo tempo, mettendo in campo cuore, grinta e carattere. Peccato per il successo mancato, ma la strada sembra davvero quella giusta in vista dell'anticipo di sabato prossimo all'Adriatico con il Chievo. Oddo rivoluziona quasi il Pescara, vanno in panchina Cristante e Verre, così come Aquilani, Pepe infortunato in tribuna. In campo dal primo minuto Mitrizza con il ritorno anche di Brugman. Il modulo è un 4-3-3 in maschera, che spesso diventa un 3-5-2 nel Genoa degli ex Perin e Fiamozzi. In attacco Cirrigoni al posto di Pandev. Si comincia in una giornata estiva con oltre 22.000 spettatori e con un minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex giocatore rossoblu Franco Ferrari. 300 i tifosi biancazzurri sistemati nel settore ospiti. Agli ordini di Irrati di Pistoia si parte con i locali come prevedibile in avanti, anche se al settimo minuto è Caprari dai 25 metri a sfiorare il palo con un tiro violentissimo. All'undicesimo c'è un miracolo di Bizzarri che di istinto salva quasi sulla linea di porta, evitando il vantaggio locale. Dopo il tiro di Ocampos i padroni di casa chiedono un rigore per un tocco con la mano di Zampano, che sembra però davvero involontario. Al sedicesimo Caprari ci prova e Perin mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Memushai parato dal portiere genoano. Ocampos si infortuna al ventunesimo e deve lasciare così il campo a Gambchè. Dopo Pavoletti e Veloso, Juric perde così anche il forte attaccante. La squadra di casa ne risente per qualche minuto. Non accade più nulla con le formazioni ad affrontarsi, soprattutto a centrocampo. I ragazzi di Massimo Oddo tengono bene il terreno con i liguri, che sembrano risentire dell'assenza dell'attaccante uscito per infortunio poco prima. Nella ripresa Juric propone Pandev al posto dell'evanescente Cham, e così accade che al primo attacco la squadra di casa trova il vantaggio grazie a Simeone, seguito per tutto il mercato dal Pescara, che su perfetto servizio di Rincon mette alle spalle di Bizzarri. Per il Delfino, protagonista di un buon primo tempo, è un brutto colpo, anche perché la reazione dei biancazzurri tarda ad arrivare, almeno a livello di occasione da rete. Oddo allora decide di gettare nella mischia Valerio Verre al posto di un buon Mitrizza. Gli abruzzesi attaccano con generosità, ma mancano negli ultimi metri, visto che Perin non è mai seriamente impegnato. Al 28esimo viene espulso per doppio giallo Edenilson, e così Juric è costretto a mandare in campo il difensore Munoz al posto di Simeone. Oddo risponde spedendo in campo Manai al posto di Memushai, e questa sarà la mossa vincente. In superiorità numerica il Pescara spinge e si rende pericoloso al 33esimo con un tiro violento ma centrale di Benali. Passa un attimo, il Genoa resta in 9 per l'espulsione anche di Pandev per proteste. La gara diventa incandescente in campo e sugli spalti, mentre al 38esimo è l'Axalt a fallire il contropiede del possibile 2-0, e così scatta inesorabile la legge del calcio, con il gol sbagliato e il gol subito poi dai genoani ad opera proprio di Manai, che di piatto mette alle spalle di Perin su perfetto cross di Zampano. Il Pescara nel finale ci crede e attacca a testa bassa alla ricerca del gol del 2-1, che però non arriva. Al 94esimo l'azione giusta capita sulla testa di Valerio Verre, che di testa mette però di un soffio al lato per i biancazzurri, e comunque quello del Luigi Ferraris un punto pesante in attesa di sbloccarsi con la conquista dei 3 punti.